benvenuto. Benvenuto. Come sempre questo spazio è dedicato anche all'incontro con il pubblico, quindi se avete qualche domanda sul film che avete appena visto, se volete parlare con Tonislav, è qua anche a vostra disposizione. Come sempre alzate la mano, c'è un microfono in sala che vi raggiungerà prontamente. Quindi ce l'abbiamo già subito una, microfono lì, perfetto, grazie mille. Sono Salvatore, volevo chiedere a Tonislav milione di cose, però so che non è possibile. Non so se avremo il tempo. No, ecco, quindi mi limito a dire due parole su quello che mi ha procurato questo film e poi faccio una sola domanda invece. La bellezza di questo film per me sta nella questa sensazione quasi di scatole cinesi, cioè proprio dall'inizio alla fine, quando mi sembrava di aver capito qual era il tema, in realtà se ne aprivano altri di temi, e questo fino alla fine. Questo, diciamo, questa maniera così, questo aspetto così evolutivo di un film, bellissimo perché in meno di due ore, cioè attraverso un mondo, un universo. La domanda è, quanto è stato difficile, Tonislav, mettere assieme due mondi così diversi come quello della Bulgaria e quello della Finlandia, ma diversi proprio dal punto di, sotto tanti punti di vista, da quello antropologico a quello naturalistico a quello urbanistico. Mi fermo qui. Grazie per la risposta. Well, I have lived half of my life in Finland and half of my life in Bulgaria myself. I have a failed marriage with a Finnish wife and a second one with Bulgarian wife. That is not yet failed, so I hope it's still fine there. I have two boys myself. So quite much of the story is based on my personal life and then the life of the character who is a real trafficant, but we couldn't make a documentary about him. So first I wanted to make a documentary film about a trafficant because I have a documentary background. I've done 9 documentary films and I couldn't do the documentary film, so that's why I switched to fiction to tell the story. So to me, the two, Bulgaria and Finland, they're not so distant because I lived them both. And to me, this debut fiction film was a story of these two lives. Scusa, dunque io ho vissuto praticamente metà della mia vita in Bulgaria e metà della mia vita in Finlandia, ho un matrimonio fallito alle spalle con una donna finlandese, un altro in Bulgaria con una donna bulgara ancora in corso, spero che continui, ho due figli, quindi la parte diciamo del protagonista che riguarda la parte familiare è un po' la mia storia in un certo senso. La parte invece che riguarda il trafficante, la figura del trafficante di profughi, in realtà è il progetto che io avevo in mente, nel senso che io ho un background da documentarista, i miei film precedenti sono documentari, e volevo fare un documentario su questa figura di trafficante di profughi, e quindi ho messo insieme le due cose in una fiction, che però appunto ha una parte, due parti di verità, ma che una è diventata di fiction. E quindi per me, diciamo, la Bulgaria e la Finlandia non sono affatto lontane l'una dall'altra. C'è qualcun altro che vuole fare una domanda a Tonislav? Intanto procedo io, in realtà mi ha un po' anticipato perché volevo appunto spiegare che ha un passato e anche un presente da documentarista, i suoi film documentari sono stati in numerosi festival cinematografici, questo è il suo primo film di finzione, quindi un mondo diverso, e volevo chiedergli in che modo la sua pratica di documentarista gli è servita o invece gli ha giocato contro nel passare alla fiction, cioè cosa ha portato del suo girare documentari in questa prima esperienza con la finzione. What
what's really interesting about the process of this film is that we film it during the COVID, and then when I do a documentary film, it takes for me a few years to follow up the characters, and we film once every 2-3 months. And this film we do it exactly the same. Because of the COVID, we couldn't film more than 3 days per 2 months. So actually the filming process was over 1.5 or even 2 years, which was great for me, because I mean, it's a horrible thing, the COVID, but to make a film, to shoot 4 days for 2 months, it was really good, so I can see the footage and see what works or what doesn't. And as a documentary filmmaker, I was extremely happy. The producers, they hated the deal. They hated the idea of me shooting 1.5 years. This was the worst thing for them. But because of the pandemic, they agree on that deal. So I think, yeah, it worked out for me this time. Allora, diciamo che occasionalmente mi è stata di aiuto, è brutto dirlo, però mi è stato d'aiuto la pandemia, perché abbiamo girato questo film durante la pandemia e quindi abbiamo dovuto girare pochissimi giorni nel corso di 1 anno e mezzo. Ora, questo è effettivamente il tipo di tempistica a cui sono abituato io come documentarista, perché normalmente mi ci vogliono parecchio tempo per fare un documentario, perché seguo i miei personaggi per mesi e seguendo appunto quello che fanno e come crescono, come evolvono. Quindi diciamo che chiaramente questo, ovviamente la pandemia è stata una cosa terribile, però devo ammettere che dal mio punto di vista a me è stato di aiuto, perché ho potuto lavorare come lavoro normalmente. I produttori, chiaramente, per i produttori è stata una cosa pessima, però diciamo che hanno accettato, visto che non si poteva fare diversamente, di lavorare in questa maniera, e per me alla fine è stato un vantaggio. Prima accennava che anche questo film stava in realtà per nascere come documentario e poi non è stato possibile farlo. Volevo che ci raccontasse un po' di più del lavoro di ricerca sugli elementi più attuali e realistici del film, ovvero il flusso migratorio che dalla Siria passa per la Turchia e di conseguenza dal confine con la Bulgaria, come vediamo nel film. Ha un tema simile, ha dedicato anche uno dei suoi documentari, The Good Postman, di cui tra l'altro torna il nome del protagonista, Ivan. Quindi volevo se ci poteva spiegare un po' di come ha lavorato anche sul territorio per conoscere le persone che effettivamente si muovono un po' sfruttando, un po' cercando di aiutare, insomma, su quel confine molto difficile con i migranti che passano per quel confine. What is really interesting about this fiction film is that, as you mentioned, I did a documentary film in the same village called The Good Postman. And it was just a documentary film about the refugee crisis in that village, in Gulyam Dervent, Great Dervent. So all the people who lived there, they already knew me very well, because I spent 5 years with my filming crew there. So when I came back for a fictional film, for them was the same. So I was continue working. And that was very good, because I used only 4 actors in the whole film. Everyone else was non-professional actors. And what also it's really interesting that I use so much real footage, like the footage of the boy that we saw, this is the real footage of the actor's boy. So each actor, I use his personal story in the film, and then I modify the story based on his personal experience. When he talked to Elena about his father disappearing, this actually was his real story about his father disappearing. So we had a script, very clear script, but based on a real actor's life stories, the movie, the story was moving. Dunque è stato sicuramente molto interessante il fatto che io, come diceva Ilaria prima, avevo fatto un documentario sulla tematica effettivamente della tratta e del passaggio dei rifugiati dal confine bulgaro a quello turco.
e esattamente girato nello stesso paese, nello stesso villaggio che vediamo nel film. Quindi ero stato lì con la mia troupe per 5 anni, perché vi ho raccontato che appunto il mio processo creativo è molto lungo nei documentari, quindi tutti quelli con cui, tutte le persone del villaggio mi conoscevano già, e quindi quando siamo tornati per fare questo film, praticamente diciamo che abbiamo ripreso le fila di The Good Postman, quindi del documentario che avevo fatto, mi conoscevano già tutti, tanto è vero che io nel film ho inserito 4 attori professionisti, mentre gli altri sono tutti abitanti del paese dove stavamo girando, quindi sono tutti attori non professionisti. E anche per quanto riguarda gli attori, diciamo che avevamo una sceneggiatura di base, però diciamo che la storia si muoveva a alti e bassi, o comunque seguendo le fila delle storie personali anche degli attori. Le immagini che abbiamo visto del bambino, per esempio, girate, sono le immagini del figlio effettivamente dell'attore. E quando lui racconta, per esempio, del padre che se n'è andato a Elena, è la storia effettivamente di suo padre. Quindi io ho voluto entrare anche nelle storie personali degli attori per rendere la storia più vera. I just want to add, because I cared so much about the authenticity of things, all the refugees in the film are actually real refugees. So I went to a refugee center and I was looking for people really being in the situation of being deported from Bulgaria. And all the side characters were, I cared that they're really themselves. Like, for example, even in the karaoke bar, I used my ex-wife. She was singing with the main actor. And, you know, I was trying to implement as much as possible of the real life in the story, so, yeah. Dunque, siccome proprio ci tengo moltissimo all'autenticità delle storie, per quanto riguarda, per esempio, i profughi, le persone che io ho inserito nel film come profughi sono realmente dei profughi, e sono andato a cercare un po' le loro storie e ho incontrato delle persone che avevano realmente vissuto questa situazione di passaggio, di tratta dal confine fra la Bulgaria e la Turchia. E anche altri personaggi secondari, per esempio, sono personaggi veri. C'è la scena nel karaoke, dove fanno il karaoke, una delle donne che c'è nella scena è la mia ex moglie, quindi ho voluto inserire veramente degli elementi di realtà per dare la maggiore autenticità possibile alla storia. Quindi insomma è fiction, ma direi che confina molto col documentario come pratica di cinematografia. Qualcuno vuole fare un'altra domanda? Là in cima? Volevo collegarmi alla prima domanda che è stata fatta su questi due mondi, no? Finlandia e Bulgaria, che ci dicevamo distanti, però lei diceva che in realtà non sono così distanti. Ecco, a me è sembrato invece che alla fine siano un po' due mondi inconciliabili, perché non c'è riscatto finale, c'è il protagonista che lavora una vita per poter tornare là, e c'è questo senso di rassegnazione finale che insomma lascia un po' l'amaro in bocca, perché si torna dove si nasce, si muore dove si nasce. Ecco, perché questo senso di rassegnazione quasi lasciato alla fine? Well, to me the story is like, there is this guys, and particular the driver, Ivan, and he's done things in his life. Some things he's proud of, some not. He's done some mistakes. And then at some point of his life, he decided to be, or he wanted to be a good man, a good person. So he wanted to pay his deeds. You know, he wasn't a good father, he wasn't a good husband, he probably wasn't a good man. And then at some point he had to pay for all his mistakes. But in real life, again, as me as a documentary director, I believe that sometimes there is no happy ending. Sometimes we don't get to have the chance
of payback, you know, and that's the ending of the film. Like, we sometimes it's too late. So Finland and Bulgaria to me are not important as a places, they're just a setting. What is important is the deeds, and we have to be a better persons. And if we are too late, then it's too late. And you never get to be the persons we want to be. Allora, parto dalla fine, perché il concetto è che fondamentalmente la Finlandia e la Bulgaria sono effettivamente i due setting, i due luoghi appunto dove si svolge questa storia, ma in effetti non hanno importanza più di tanto come luoghi. Quello che per me è questo film è che nel film ci sono queste persone e in particolare c'è Ivan. E Ivan è una persona che nella sua vita ha fatto delle cose, ha fatto magari delle cose buone, ha commesso degli errori. Arriva ad un momento della sua vita in cui vuole cercare di rimediare quegli errori e ripagare quel debito proprio realmente che ha fatto, ma anche cercare di recuperare, perché sicuramente non è stato un buon padre, non è stato un buon marito, non è stato una buona persona, ma in realtà si ritrova davanti la realtà e la realtà lo porta a pagare quelle cose, le cose sbagliate che ha fatto. Quindi in realtà il concetto è che secondo me purtroppo si arriva, la cosa importante sono le cose che facciamo, perché si arriva ad un momento della vita in cui si possono essere fatti degli errori, ma magari è troppo tardi per tornare indietro e quindi a quel punto purtroppo non ci può essere un happy end. Ed è come in questo caso effettivamente, quindi la cosa importante e un po' il messaggio di questo film è che bisognerebbe cercare di essere delle persone migliori sempre fin dall'inizio. Abbiamo tempo per un'ultima domanda prima di fare posto là sopra, proprio ultima fila. Buonasera, la canzone del karaoke è stata scelta con qualche motivo? In Italia è molto importante, non so se il regista lo sapeva, si chiama Maledetta Primavera. Grazie per la risposta. Yes. I know it's an Italian song, but it's very famous also in Finnish. We always, when I went to Finland, we always sang that song. And it's very funny because in Finnish language, I don't know how it's in Italian, but in Finnish language it's about middle-aged woman and how you have to be strong and independent. And I love the song. In Finnish, I don't know in Italian how it is. But that's why, maybe not the same, But that's why I like these macho guys going and singing about being a strong, independent, middle-aged woman. I mean, I love the image. Allora sì, so che effettivamente è una canzone italiana, però è molto famosa anche in Finlandia la versione in finlandese, che ha un testo abbastanza diverso effettivamente da quella italiana, però è una canzone che io ho cantato tante volte, abbiamo cantato tante volte con degli amici, ed è una canzone che parla del fatto di una donna di mezza età che deve rimanere una donna forte e indipendente, e mi faceva così in un certo senso ridere avere la scena di questi uomini maci, forti, cioè che cantavano una canzone su una donna che deve essere indipendente, di mezza età, che deve essere indipendente, è il motivo per cui l'ho scelta è questo. Grazie.